Thank you to the president for Grazie al Presidente per aver portato l'orario di questa conferenza all'orario inglese e non a quello italiano. E ora quello di cui vorrei parlarvi è l'epigenetica e l'RNA, ma mi rendo conto di essere qui in Italia e quindi vi è un'opportunità di collegare il contenuto del mio discorso con un argomento che viene preso in considerazione con grande, in grande importanza qui in Italia, cioè l'opera. So we should be getting some. Dovremmo sentire l'audio? So you all know that this is. Quindi forse sapete che si tratta di Madame Butterfly. Ed è Butterfly che sta cantando qui. Sono andato ad una performance di Madame Butterfly ed ho pianto. Ho pianto non perché il canto era bellissimo, che era insomma bellissimo, non perché sapevo che la fine della storia fosse tragica, che è tragica, ma sono finito in lacrime perché vi è un qualcosa nella sceneggiatura che è incompatibile con la genetica mendeliana. La parte dell'opera, insomma, che è incompatibile con la genetica mendeliana, se riusciamo a togliere l'audio, grazie, è quando Butterfly dice che B.F. Pinkerton è il padre del suo figlio, dice sono giapponese, ho gli occhi scuri, tutti in Giappone hanno gli occhi scuri, Pinkerton ha occhi blu, mio figlio ha occhi blu. E lei dice questo deve significare che Pinkerton è il padre, ma sapete che se lei viene dal Giappone, tutti in Giappone hanno occhi scuri, allora non c'è alcuna possibilità che un padre dagli occhi blu possa determinare insomma un bambino dagli occhi blu. Comunque quello che vi devo dire nella mia presentazione è comunque parlarvi appunto della genetica della scienza, quindi vi racconto la storia del bambino dagli occhi blu di B.F. Pinkerton. Questi sono i collaboratori del lavoro di cui parlerò oggi, è stata una collaborazione con tutte queste persone, in particolare Quentin Quill, che è un studente di dottorato molto, molto competente che si è trasferito in Australia. E forse sono l'unica persona qui che lavora con le piante. Ci sono altri botanici o biologi delle piante? Qui no, non ce n'è nessuno. E quindi, beh, sapevo insomma cosa fare, cioè giustificare il motivo insomma per voi per ascoltarmi, e quindi faccio riferimento a quello che Jacques Monod ha detto, come ha giustificato il suo lavoro sulle Escherichia coli. Ciò che è vero per gli Escherichia coli è vero anche per gli elefanti. Beh, in realtà avrebbe avuto una letterazione più migliore e sarebbe stato meglio se avesse detto ciò che è vero per i piselli, le petunie e altre piante è anche vero per le persone. E comunque il punto è che quando abbiamo a che fare con processi fondamentali in biologia, beh, spesso non importa quale organismo, tipo di organismo stiamo analizzando, quello che noi riusciamo a fare è scoprire dei meccanismi, svelare meccanismi che sono applicabili universalmente. Quindi, anche se quello siete voi a decidere se quello di cui vi parlerò oggi può essere applicato a livello universale, però spero di dirvi insomma qualche granello di verità. E ora la domanda principale che stiamo cercando di arrivare riguarda la relazione tra l'epigenetica e la variazione naturale. Penso che sia un argomento importante per me da ricercare, perché la mia posizione alla Cambridge University è professore di botanica. Uno dei miei predecessori in questo ruolo era un certo J.S. Henslow,
che è stato il tutor di Darwin. J.S. Henslow era molto interessato alle variazioni all'interno delle specie. Era un ecclesiastico, un prete, e quindi per la sua religione non poteva fare la transizione tra una variazione naturale e la trasmutazione delle specie, perché la sua religione non gliel'avrebbe permesso. Quindi alla fine si è riusciti a fare questa transizione grazie a Darwin. Comunque, da dove viene questa variazione naturale? Sappiamo che spesso viene dalla variazione genetica, però l'epigenetica svolge un ruolo? Che ruolo svolge? Beh, questa è la domanda che abbiamo cercato di affrontare nel nostro lavoro. Quindi quello di cui parlerò oggi sono le modifiche epigenetiche, possono essere ereditate tra le generazioni. Parlerò del ruolo dell'RNA nell'epigenetica, parlerò del fatto che RNA può effettivamente passare tra le cellule, spostarsi tra le cellule. Pensavamo che potesse passare dal nucleo al citoplasma e forse di nuovo dal citoplasma al nucleo, quindi muoversi all'interno della cellula, ma oggi sappiamo che si muove tra le cellule. Parlerò del drive epigenetico, dell'eredità non mendeliana, e qui arriviamo al bambino di B.F. Pinkerton. Parlerò dell'ibridazione e parlerò del processo di ibridazione tra diversi organismi che possono indurre il cambiamento epigenetico, e solleverò una questione sulla ereditabilità nascosta. Quindi è difficile assegnare tutta l'ereditabilità dei tratti quantitativi, soprattutto alla genetica, e solleverò la questione, cioè se l'epigenetica svolge un certo ruolo qui. Quindi quello di cui vi parlerò qui è una storia nella quale un viaggio che abbiamo iniziato diversi anni fa, quando abbiamo realizzato delle piante geneticamente modificate resistenti contro le malattie virali, quindi piante resistenti alle malattie virali. E l'approccio che abbiamo preso è stata una sorta di vaccinazione genetica. Quindi l'idea è stata quella di prendere un gene pieno di virus, lo abbiamo espresso in una pianta transgenica, e poi ci siamo fatti una domanda: questa pianta resiste alla malattia virale? La risposta è stata sì, però no. Comunque abbiamo avuto dei risultati inaspettati, quindi in ogni esperimento transgenico le piante portano un gene che non sono però resistenti alle malattie virali. Abbiamo altre piante e il transgene è stato espresso in queste piante ad alto livello. Abbiamo avuto altre piante che hanno trasportato il gene, e il transgene non era espresso ad un livello identificabile, però erano immuni contro le malattie virali. Quindi si è trattato di una cosa un po' strana: come un transgene non espresso può avere un effetto sulla resistenza, o un transgene espresso non avere alcuna resistenza. Quindi alla fine abbiamo capito che la riconciliazione in realtà è nel silenziamento genico. Quindi le linee in cui il transgene non viene espresso, il meccanismo di silenziamento genico opera. E questo è un meccanismo che non solo ha silenziato il transgene, ma ha silenziato anche il virus, e quindi di conseguenza queste linee erano resistenti alla malattia virale. E c'è un po' di ironia qui, perché viene fuori che quello che abbiamo fatto in queste piante transgeniche è stato quello di attivare un meccanismo di difesa naturale nelle piante. Quindi noi ed altri alla fine siamo arrivati a capire il meccanismo tramite il quale questo processo opera. Quindi l'RNA virale è accumulato nelle cellule, spesso accumulato in una forma a doppio filamento, e si è vinto il premio Nobel per scoprire l'RNA a doppio filamento. Abbiamo scoperto che questo RNA a doppio filamento è stato processato in un SIRNA,
che è un determinante del meccanismo di silenziamento dell'RNA. Quindi la nucleasi è stata guidata dall'RNA, poteva mirare insomma l'RNA, quindi attivare tutto il processo. Questo vi mostra un esperimento. Abbiamo effettuato il knockout di alcuni geni nella pathway di silenziamento, abbiamo infettato entrambe le piante con un virus, come potete vedere. La pianta mutante è più cioè percepisce più le malattie virali. Quindi il meccanismo, questo meccanismo fa parte del meccanismo di difesa nelle piante contro le malattie virali, e questo ha una serie di implicazioni. Una delle implicazioni è stato il fatto che siamo riusciti a sviluppare una tecnologia basata sul silenziamento dell'RNA. Quindi sapevamo che era una pianta infettata, quando si inietta un virus all'interno della pianta, le cellule infettate accumulano un RNA che corrisponde al gene virale. E quindi abbiamo pensato, se aggiungiamo all'interno del genoma virale un frammento del gene ospite nella pianta infettata, che cosa succede? Succede che il SIRNA si accumula, che corrisponde al frammento del gene ospite iniettato, e questo ci permette di aggiustare la funzione di quel gene. Quindi che cosa abbiamo fatto? Un esercizio genomico funzionale in cui abbiamo preso tutti i geni all'interno di un genoma della pianta, li abbiamo aggiunti al virus, e quindi abbiamo visto il fenotipo della pianta. Quindi la tecnologia ha funzionato molto bene. Qui vediamo un'illustrazione del fenotipo, dove quindi abbiamo inserito nel virus un gene necessario per un controllo della fioritura. E come potete vedere, la pianta non fiorisce bene. Questa è una parte dei sintomi dell'infezione della pianta a causa di questo virus. Quindi abbiamo poi continuato gli esperimenti con una sorta di, con altri esperimenti, e quindi abbiamo detto, ok, una parte del gene espresso, abbiamo effettuato il knockout del gene, però se aggiungiamo il promoter al gene, che cosa succede? Abbiamo preso quindi alcune piante transgeniche che esprimevano il GFP quando erano inoculate con il virus di tipo selvatico. Quindi quando abbiamo iniettato appunto il virus RNA, quindi quando è stata effettuata questa iniezione di virus che portava una parte del promotore GFP, questo è stato silenziato. E questa è stata una cosa interessante, ma una cosa ancora più interessante è che quando abbiamo visto alla generazione successiva, analizzato la generazione successiva, allora abbiamo trovato che nella pianta progenitrice, anche se il gene non era trasmesso da una generazione all'altra, comunque l'effetto di silenziamento lo era. Il DNA nel promotore aveva trattenuto la metilazione. Quindi il silenziamento dell'RNA insieme con altre analisi hanno mostrato, quindi abbiamo visto che il silenziamento dell'RNA può mediare l'effetto post-transazionale, ma abbiamo effetti che possono essere ereditati da una generazione all'altra. E quando abbiamo raccolto i semi di questa pianta e li abbiamo messi in altre generazioni, l'effetto è continuato in molte generazioni. Quindi che cosa abbiamo qui? Abbiamo un effetto epigenetico transgenerazionale. Il silenziamento è indotto, avviato o stabilito dall'RNA del virus, ed è mantenuto nell'assenza di quell'RNA tramite nel corso di diverse generazioni. Quindi abbiamo seguito il tutto. Quindi abbiamo visto che il pathway di silenziamento dell'RNA associato al SIRNA, e noi quindi abbiamo visto che nelle piante ci sono molte varianti di questo meccanismo, e questo è facilitato dal fatto che Dicer ed altre proteine, Ago ed altre proteine si diversificano, e nelle piante ci sono molte variazioni di questi sistemi di silenziamento, ed uno di questi pathway varianti è associato alla modifica epigenetica.
Noi ci siamo concentrati sul pathway di modifica epigenetica negli ultimi anni ed ora capiamo molto del modo in cui opera e questo si basa soprattutto su studi che abbiamo effettuato con gli studi modello. Quindi abbiamo questo DNA che viene trascritto, produce una trascrizione che viene convertita in una forma a doppio filamento che e questo RNA a doppio filamento viene poi diviso in SIRNA tramite della proteina Dicer e la proteina Dicer poi si lega ad una proteina e poi questa si collega a dei transcript che sono associati che sono, e quindi questo guida il reclutamento quindi alla fine si arriva alla metilazione, quindi questo è quello che i biologi stanno facendo. Una cosa importante di tutto questo processo è che ha una qualità di amplificazione di feedback, quindi le polimerasi che sono coinvolte nella trascrizione del DNA hanno delle proteine che si legano direttamente o indirettamente al DNA metilato, quindi una volta stabilita i marker di metilazione, allora il tasso in cui le polimerasi sono reclutate aumenta e quindi abbiamo sempre più proteine mentre si svolge insomma, questo processo e quindi abbiamo un processo con feedback e amplificazione, può mediare il silenziamento genico se le regioni associate sono vicine ai geni, spesso sono associate ad elementi mobili perché questo fa parte del sistema di difesa delle piante contro altri elementi esterni. Quindi c'è stato un po' un dilemma perché quando abbiamo fatto Arabidopsis mutante questi pathway non erano attivi, quindi non c'era alcuna crescita anche in condizioni di stress e quindi abbiamo cercato di capire quale fosse il significato di tutto questo processo a livello di processo e quindi abbiamo cominciato a pensare agli ibridi. E ricordate che questo processo ha in sé proprietà di amplificazione di feedback. Quindi abbiamo ipotizzato che se mettiamo insieme due genomi, il piccolo RNA, l'sRNA di un genoma troverà un target nel secondo genoma che di solito non ha. Ma dopo aver trovato questi target, allora si può avviare un ciclo, il ciclo di cui ho appena parlato, e quindi il risultato è la produzione di un SIRNA. E il SIRNA poi può mediare il silenziamento che agisce in cis oppure in trans. Questa quindi è la base del nostro lavoro, quindi questa è il nostro pensiero, la nostra ipotesi. L'abbiamo quindi testato in due modi. Un modo è stato tramite l'innesto di piante, quindi coloro che tra di voi fanno giardinaggio, comunque apprezzano le piante, conoscono le piante, sapete che è possibile tagliare una pianta in due e poi riattaccarle e la pianta innestata ristabilirà le connessioni tra le due parti e quindi vivrà ancora. E quindi questo è diventato un fatto importante perché il lavoro che avevamo fatto molto tempo fa aveva stabilito che l'effetto di silenziamento dell'RNA poteva muoversi all'interno di una pianta e questa è una pianta in cui il silenziamento è stato indotto nella pianta e quello che possiamo vedere, questo il colore rosso, il silencing, il silenziamento va al di fuori delle vene della pianta e questo è dovuto al fatto che l'RNA è associato al silenziamento immobile, cioè può muoversi tra le cellule tramite il sistema vascolare della pianta. Abbiamo quindi analizzato nel dettaglio questo, abbiamo fatto vari esperimenti di innesti nell'Arabidopsis e in questi esperimenti avevamo GFP come reporter e il transgene come fonte di SIRNA e quando abbiamo visto, osservato le piante in cui il SIRNA non era prodotto, allora il GFP espresso nelle radici di queste piante. Se innestiamo queste piante lo stesso genotipo,
Quindi il GFP viene perso. Il GFP viene perso perché possiamo fare analisi di RNA, comunque non andrò nel dettaglio di questa analisi dell'RNA, possiamo utilizzare piante, mutanti ed altri modi per fare questi esperimenti. Comunque siamo riusciti a dimostrare che il sirna passava al di fuori del germoglio della pianta fino ad arrivare alla radice, e quindi l'RNA è mobile, si muove all'interno della pianta. Inizialmente questa è stata una sorpresa, e comunque ora lo è meno. Quindi nel contesto delle interazioni genomiche, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un esperimento in cui abbiamo preso due genotipi di Arabidopsi C24 e Colombia, e li abbiamo innestati, e volevamo, quindi li abbiamo combinati con sequenze di sirna e un profiling di DNA metilato. Quindi abbiamo utilizzato il silenziamento del genoma, e quindi vedete qui in C24 vi è un'abbondanza di sirna e di metilazione. E nella Colombia vi è poco sirna, non c'è metilazione, però se analizziamo la Colombia in cui abbiamo innestato il C24, e questa è la parte della Colombia, beh, vediamo che assomiglia al C24. Quindi l'identità epigenomica è stata trasferita dall'RNA mobile tramite l'unione d'innesto. Quindi questa è un'ipotesi generale del fatto che il sirna può mediare le interazioni tra genomi quando mettiamo insieme genomi. Quindi in questo esperimento, se possiamo fare riferimento a delusioni negli esperimenti, però insomma le delusioni insomma ci sono, e la delusione è stato il fatto che in questo esperimento c'erano pochi geni espressi, e la motivazione è che il modello di pianta Arabidopsis è una pianta che ha un genoma ridotto, un piccolo genoma con pochi trasposoni. L'epigenoma è relativamente non è tanto evidente, e quindi se consideriamo il pathway genomico, allora abbiamo pochi fenotipi. Quindi a causa di questa carenza, allora siamo passati dall'Arabidopsi ai pomodori. E quindi siamo stati più ottimisti, insomma, pensavamo che potevamo avere più effetti geni associati, perché se riuscivamo a effettuare il knockout di più proteine nel pathway associati alla metilazione del DNA, avevamo fenotipi molto, molto ampi, mentre spesso questo non succede. Quindi questo ci ha dato fiducia nel fatto che ci sarebbe stato un effetto knockout associato ai geni all'interno della nostra analisi sui pomodori. Quindi, piuttosto che fare l'innesto, all'inizio dei nostri esperimenti, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto degli ibridi tra diverse specie di pomodoro, e questo è un pomodoro coltivato, e vedrete che verrà chiamato M22 questo pomodoro. È un pomodoro che insomma vediamo quando queste specie vengono messe insieme. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato insomma di ritornare alla nostra ipotesi originale, cioè che nelle piante ibride dovrebbero esserci modifiche epigenetiche assenti negli altri esperimenti. Alla fine abbiamo visto nei nostri ibridi per capire se potevamo vedere delle modifiche coerenti con le nostre previsioni. Qui vediamo insomma prima delle nostre analisi pubblicate qualche anno fa, quindi analizzando l'sRNA.
In questa mappa ogni colonna rappresenta un genotipo diverso delle piante e abbiamo diversi locali all'interno dei geni. A sinistra abbiamo, diciamo, i genitori, a destra abbiamo diversi ibridi. Il blu è espresso, significa espresso a basso livello, rosso ad alto livello, e i colori intermedi indicano livelli di espressione intermedia. Spero, insomma, che questa mappa sia chiara e vi faccia capire che in realtà ci sono state delle modifiche negli ibridi, modifiche invece non evidenti nella pianta originaria, nel genitore. E quindi una cosa che non vi mostro è che in molti casi, insieme con questi cambiamenti, ci sono state anche delle differenze epigenetiche, cambiamenti nella metilazione del DNA. Questo ci porta agli occhi blu di Pinkerton, perché insieme con molti di questi cambiamenti epigenetici, abbiamo pubblicato questo lavoro recentemente, abbiamo visto anche un'eredità non mendeliana, e questa assomiglia ad un fenomeno ben noto, e questo processo viene definito paramutazione. Quindi, nella genetica del mais abbiamo un genotipo di mais in cui il gene valutato è associato alla produzione di pigmento è silente, e un altro genotipo, lo stesso gene attivo, e la pianta è pigmentata. Nell'ibrido F1, tra queste due piante, il fenotipo è silente, e quindi occhi blu, occhi marrone, ibrido F1, occhi blu. Quindi P.F. Pinkerton poteva avere un bambino dagli occhi blu se il suo gene degli occhi blu fosse stato paramutato. Quindi, che cosa succede nella paramutazione? Che c'è questo incrocio con F1 e il genitore, quindi viola. Possiamo vedere che entrambi gli alleli ora diventano silenti, ed hanno acquisito la capacità di trasferire quello stato silente in un allele attivo. E quindi i genetisti del mais definiscono questo processo paramutazione, fanno riferimento all'allele pallido come paramutazione, mutagenico, e invece quello attivo paramutabile. E una volta che l'allele paramutabile è paramutato, allora anche questo diventa paramutato. E quindi questo risulta in una eredità non mendeliana. Quindi abbiamo visto che quando abbiamo incrociato, ad esempio, una pianta ibrida con un pomodoro di tipo selvatico, ci aspettiamo nella generazione F1 che il 50% del DNA sia attivo, il 50% del DNA sia silenziato epigeneticamente. E poi nella generazione F2 ci aspettiamo una segregazione mendeliana normale. In realtà, quello che vediamo in molti loci è che l'F1 e tutte le piante, tutto il DNA è modificato epigeneticamente. Allo stesso modo F2, se facciamo un back cross piuttosto che vedere il rapporto di segregazione mendeliana, vediamo una predominanza di silenziamento in tutta la progenie. Quindi abbiamo questa proprietà di paramutazione che viene apparentemente indotta dalla ibridazione. Uno dei loci che abbiamo analizzato in collegamento con questo processo è associato alla pigmentazione dei fiori. Quindi volevamo fare una domanda: è probabile che l'RNA sia coinvolto in questo effetto simile paramutazione? Quindi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i virus dell'RNA, abbiamo inserito un frammento del promotore di questo gene, e volevamo chiedere se nella pianta infettata potevamo fenocolare
copiare il fenotipo simil paramutazione. La risposta è stata sì, abbiamo visto la perdita dei pigmenti, questa è stata l'analisi di metilazione del DNA, abbiamo visto una forte metilazione del DNA nella pianta infettata. E quindi questo mi porta alla sintesi e quindi spero di avervi convinto del fatto che almeno nelle piante le modifiche epigenetiche possono essere trasmesse, ereditate tra le generazioni. E questa è una domanda che molte persone si sono poste e penso che la risposta non sia stata ancora decisa. Vi ho mostrato che l'RNA nelle piante riesce a mediare le modifiche epigenetiche e questo è vero per i sistemi dei mammiferi. Vi ho mostrato che l'RNA si sposta tra le cellule e i sistemi, quindi nei sistemi è importante la circolazione dell'RNA. Vi ho parlato dell'effetto per cui il silenziamento epigenetico può avere un effetto di eredità non mendeliana. Quindi l'ibridazione nelle piante potrebbe portare effetti e modifiche epigenetiche. Una delle domande che ci stiamo ponendo, per quanto riguarda la lettura delle piante è se le variazioni epigenetiche sono associate ad una ereditabilità nascosta. Quindi gli ibridi, possiamo ad esempio avere una variazione del 40-50% dei tratti tramite marker genetici, se non una percentuale più alta. Quindi la domanda che ci poniamo è se i fattori epigenetici sono associati a questa ereditabilità nascosta. E queste sono le ulteriori conclusioni. Questo è un riferimento a un nostro recente studio che riguarda caratteristiche frequenti simili paramutazione di epi alleli naturali nei pomodori. Concludo col ricordarvi che quello che impariamo in un tipo di organismo a volte è vero anche per gli altri organismi. Quindi con questo concludo e sarò felice di rispondere alle vostre domande. Grazie. Many, many thanks to Professor. Grazie mille, professor Bancombe, che ci ha mostrato che l'epigenetica è quasi una dichiarazione lamarckiana. Posso chiederle in quale prospettiva possiamo considerare questa dichiarazione? Quindi la domanda è se questo non stabilisce la prova per un tipo di processo di eredità lamarckiano. Direi di no, perché l'eredità lamarckiana è diretta dalla gioventù, no, chiedo scusa, dall'uso, così come è stato descritto da Lamarck. Mentre io parlo di cambiamenti epigenetici ereditabili, che possono essere indotti in maniera casuale, più o meno casuale, non sono necessariamente guidati dall'utilizzo nella generazione parentale. Ci sono altre domande? Non sta utilizzando il microfono? Prima, I asked before for Professor Capecchi. Ho chiesto prima se c'è una domanda per il professor Capecchi, ora non è più possibile. C'è un'altra domanda? Nope. No, bene. Thank you. Grazie.